perché Federico Bellomi è stato un artista serio e colto, ma anche un insegnante severo, appassionato e sempre disponibile con i suoi allievi. La sua competenza, non solo di artista, era riconosciuta anche fuori d'Italia, in particolare verso la sua seconda patria, la Francia, dove faceva parte del comitato d'onore della Bibliotheca del Filosofico Paré, la cui rivista gli è dedicata un significativo ricordo espresso da Marc Trichard, con cui voglio concludere queste mie poche e inadeguate parole. In fondo all'opera di Federico Bellomi c'è un uomo totale, un uomo intero, precisamente un uomo integrale, che Federico spesso disegnava. Tu vedi le proporzioni, vedi il corpo che è tempo dello spirito, diceva, perché l'uomo non è solo la testa, è anche il suo corpo, e al centro del suo corpo un altro parte, e questo altro è Cristo. Quel Cristo che domina nel fresco davanti al quale ci troviamo questa sera, con tutta la sua potenza, in umiltà, vincitore della morte. Quel Cristo che certamente oggi Federico con una faccia a faccia. No.